Il dottor Marand, il più illustre e il più eminente degli psichiatri, aveva pregato 3 colleghi e 4 studiosi di scienze naturali di andare a trascorrere un'ora da lui, nella casa di cura che dirigeva, perché desiderava che osservassero un suo paziente. Quando gli amici furono riuniti, disse: «Voglio sottoporvi il caso più bizzarro e più inquietante che abbia mai incontrato. Del resto non ho nulla da dirvi sul mio cliente. Parlerà lui stesso». Il dottore suonò il campanello. Un domestico introdusse un uomo magrissimo, d'una magrezza cadaverica, come lo sono certi pazzi rosi da un pensiero. Il pensiero malato, infatti, divora la carne del corpo più della febbre e della tisi. Dopo aver salutato ed essersi seduto, il paziente parlò così: «Signori, so la ragione che vi ha riuniti qui e sono pronto a raccontarvi la mia storia, come mi ha pregato di fare l'amico dottor Marand. Per molto tempo egli mi ha creduto pazzo. Oggi ne dubita. Fra poco saprete tutti che la mia mente è sana, limpida, capace di intendere come la vostra, malauguratamente per me, per voi e per tutta l'umanità. Ma voglio cominciare dai fatti nudi e crudi, dai semplici fatti. Eccoli. Ho 42 anni. Non sono sposato e il mio patrimonio mi consente di vivere con un certo lusso. Abitavo a Biessart, in una proprietà sulle rive della Senna, vicino a Rouen. Mi piace cacciare e pescare. Orbene, alle mie spalle, sugli alti dirupi che dominano la mia casa, avevo la foresta di Roumer, una delle più belle di Francia, e davanti uno dei più bei fiumi del mondo. La mia casa è grande, tutta bianca all'esterno, bella, antica, in mezzo a un gran giardino ricco di magnifici alberi che sale fino alla foresta, inerpicandosi sulle enormi rocce di cui vi ho parlato orora. La mia servitù si compone, o meglio si componeva, d'un cocchiere, d'un giardiniere, d'un cameriere, d'una cuoca e di una guardarobiera, che faceva anche le funzioni di donna di fatica. Tutte queste persone erano in casa mia chi da 10, chi da 16 anni. Conoscevano me, conoscevano la casa, il paese e ogni cosa della mia vita. Erano buoni e tranquilli servitori. Tutto questo è importante per quanto sto per dire. Aggiungo che la Senna, su cui si affaccia il giardino, è navigabile fino a Rouen, come certamente saprete, e che tutti i giorni vedevo passare grandi bastimenti, sia a vela sia a vapore, provenienti da ogni parte del mondo. All'improvviso, s'è compiuto un anno l'anno scorso, fui colto da strani e inesplicabili malesseri. Cominciarono con una specie di inquietudine nervosa che mi teneva sveglio per intere nottate, in preda a una tale sovreccitazione che il minimo rumore mi faceva trasalire. Il mio umore si inasprì. Soffrivo di collere improvvise, inesplicabili. Chiamai un medico che mi ordinò bromuro di potassio e docce. Feci dunque una doccia mattina e sera e mi misi a bere il bromuro. Infatti in breve tempo ricominciai a dormire, ma ad un sonno più spaventoso dell'insonnia stessa. Appena coricato chiudevo gli occhi e mi annientavo. Sì, cadevo nel nulla assoluto, in una morte di tutta la persona, da cui ero tratto bruscamente e in modo orribile dalla spaventosa sensazione d'un peso che mi schiacciasse il petto ed una bocca che sulla mia mi succhiasse la vita. Oh, quei soprassalti! Non conosco nulla di più spaventoso. Figuratevi un uomo che dorme, che sia assassinato, che si svegli con un coltello nel petto, che rantoli coperto di sangue, senza poter più respirare, che stia per morire e non capisca. Ecco, dimagrivo in modo impressionante, continuo. E un giorno m'accorsi che anche il mio cocchiere, un uomo grande e grosso, cominciava a dimagrire come me. Un giorno gli chiesi: «Ma che cosa avete, Jean? Siete malato?» Mi rispose: «Credo proprio d'essermi preso la stessa malattia del Signore. Le notti mi consumano i giorni». Pensai allora che in casa ci fosse un influsso febbrile dovuto alla vicinanza del fiume e decisi d'andarmene per 2 o 3 mesi, nonostante fossimo nel pieno della stagione della caccia. Quando un fatterello stranissimo, notato per caso, mi condusse a un tale seguito di scoperte inverosimili, fantastiche e impressionanti che rimasi. Una sera, avendo sete, bevi mezzo bicchiere d'acqua e notai che la caraffa, posta sul cassettone di fronte al letto, era piena fino al tappo di cristallo.
Durante la notte dormii d'un sonno spaventoso, di quelli di cui vi ho parlato. Accesi la candela in preda a una terribile angoscia e volendo ancora bere, m'accorsi con stupore che la caraffa era vuota. Non potevo credere ai miei occhi. O qualcuno era entrato in camera o io ero sonnambulo. La sera seguente volli fare la stessa prova. Chiusi la porta a chiave per essere sicuro che nessuno potesse entrare in camera mia. Ma addormentai e mi svegliai come tutte le notti. L'acqua che c'era 2 ore prima era stata bevuta tutta. Chi aveva bevuto quell'acqua? Io, senza dubbio. Eppure ero sicuro, sicurissimo di non aver fatto neanche un movimento nel mio sonno profondo e doloroso. Ricorsi allora a delle astuzie per convincermi che non ero io a compiere quei gesti incoscienti. Una sera misi accanto alla caraffa una bottiglia di vecchio Bordeaux, una tazza di latte, di cui ho orrore, e alcuni dolci al cioccolato, che adoro. Il vino e i dolci rimasero intatti. Il latte e l'acqua scomparvero. Allora, ogni giorno, cambiai bevande e cibi. Nessuno toccò mai le cose solide, compatte. E in quanto alle bevande, fu bevuto solo latte fresco e soprattutto acqua. Ma il dubbio pungente persisteva nel mio animo. Forse ero io che incoscientemente m'alzavo e bevevo anche le cose detestate perché i sensi, intorpiditi dal sonno sonnambolico, potevano essersi modificati, aver perduto la loro solita ripugnanza e acquistato nuovi gusti. Allora usai una nuova astuzia contro me stesso. Avvolsi tutti gli oggetti che dovevano essere fatalmente toccati con delle bende di mussolina bianca e inoltre li ricoprii con un tovagliolo di batista. Poi, al momento di andare a letto, mi strofinai le mani, le labbra e i baffi con della piombaggine. Quando mi svegliai, tutti gli oggetti erano immacolati, sebbene fossero stati toccati, perché il tovagliolo non era affatto come l'avevo messo io. E inoltre, erano stati bevuti il latte e l'acqua. Eppure, la porta chiusa con una chiave di sicurezza e le imposte col catenaccio non potevano aver lasciato entrare nessuno. Allora mi posi questa terribile domanda. Chi c'era dunque ogni notte vicino a me? Mi rendo conto, signori, che vi sto raccontando questi fatti troppo in fretta. Voi sorridete, vi siete già fatti la vostra opinione. È pazzo. Avrei dovuto descrivervi più a lungo l'emozione d'un uomo che, chiuso in camera sua, a mente lucida, guarda attraverso il vetro d'una caraffa un poco d'acqua scomparsa mentre dormiva. Avrei dovuto farvi capire quella tortura rinnovatasi ogni sera e ogni mattina, e quell'invincibile sonno e quei risvegli più orribili ancora. Ma proseguo. All'improvviso il miracolo cessò. Nessuno toccava più nulla nella mia camera. Era finito. Del resto stavo meglio. Mi stava tornando il buon umore quando venni a sapere che un mio vicino, Monsieur Lagitte, si trovava esattamente nello stato in cui prima ero io. Pensai di nuovo a un influsso febbrile nel paese. Il mio cocchiere m'aveva lasciato da un mese, molto malato. L'inverno era passato, cominciava la primavera. Ora, un mattino, mentre passeggiavo vicino alle mie aiuole di rose, vidi distintamente accanto a me il gambo della rosa più bella spezzarsi, come se una mano invisibile l'avesse colta. Poi il fiore seguì la curva che avrebbe descritto un braccio portandolo alla bocca e rimase sospeso da solo, nell'aria trasparente, immobile, impressionante, 3 passi dai miei occhi. Preso da un terrore folle, mi avventai sulla rosa per afferrarla. Non trovai nulla. Era scomparsa. Allora provai una collera furiosa contro me stesso. Non è permesso a un uomo serio e ragionevole d'aver simili allucinazioni. Ma era proprio un'allucinazione? Cercai il gambo. Lo ritrovai subito sull'arbusto, troncato di fresco, fra altre 2 rose rimaste sul ramo, perché erano 3 e le avevo viste benissimo. Allora tornai a casa con l'animo sconvolto. Signori, ascoltatemi, sono calmo. Non credevo al soprannaturale e non ci credo nemmeno oggi. Ma da quel momento fui certo, certissimo, come del giorno e della notte, che accanto a me esisteva un essere invisibile che mi aveva perseguitato
poi m'aveva lasciato ed ora ritornava. Qualche tempo dopo ne ebbi la prova. Anzitutto, fra i miei domestici scoppiavano ogni giorno furiosi litigi per mille cause in apparenza futili, ma ormai piene di senso per me. Un bicchiere, un bel bicchiere di Venezia, si ruppe da sé, sulla credenza della sala da pranzo in pieno giorno. Il cameriere accusò la cuoca, che accusò la guardarobiera, che a sua volta accusò non so chi. Delle porte chiuse la sera venivano trovate aperte al mattino. Ogni notte dalla dispensa rubavano il latte. Chi era? Di quale natura? Una curiosità snervante, mista a collera e paura, mi teneva giorno e notte in uno stato di estrema agitazione. Ma poi la casa tornò ancora tranquilla e credetti di nuovo d'aver sognato, quando accadde il fatto seguente. Erano le 9 di sera del 20 luglio. Faceva un gran caldo. Avevo lasciato la finestra spalancata, la luce accesa sullo scrittoio sopra un volume di Musset aperto alla Nuit de Mai, e m'ero sdraiato in una gran poltrona dove m'ero addormentato. Dopo aver dormito circa 40 minuti, riaprii gli occhi senza fare un movimento, destato da non so quale emozione confusa e bizzarra. Sul principio non vidi nulla, poi ad un tratto mi parve che una pagina del libro si stesse voltando da sé. Non un soffio d'aria era entrato dalla finestra. Ne fui sorpreso e attesi. Di lì a 5 minuti circa, vidi, sì signori, vidi con i miei occhi un'altra pagina sollevarsi e ricadere sulla precedente come se un dito l'avesse sfogliata. La poltrona pareva vuota, ma io capii che egli era lì. Lui. Con un balzo attraversai la camera per prenderlo, per toccarlo, per afferrarlo se fosse stato possibile. Ma la sedia, prima che l'avessi raggiunta, si rovesciò come se qualcuno mi scappasse davanti. Anche la lampada cadde e si spense. Il vetro si ruppe e la finestra, spinta bruscamente come se un malfattore l'avesse afferrata per fuggire, andò a sbattere sul fermaglio. Mi precipitai sul campanello e suonai. Quando comparve il cameriere, gli dissi: «Ho rovesciato e rotto tutto quanto. Portami un'altra lampada». Quella notte non dormii più, ma potevo essere stato ancora vittima di un'illusione. Quando ci si sveglia, i sensi sono ancora turbati. Non ero stato io, precipitandomi come un pazzo a rovesciare la poltrona e la lampada? No, non ero io. Io sapevo e non potevo dubitarne un secondo, eppure volevo crederlo. L'essere. Sentite, come posso chiamarlo? L'invisibile. No, non basta. Io l'ho battezzato l'Orla. Perché? Non lo so. Dunque, l'Orla ormai non mi lasciava quasi più. Giorno e notte avevo la sensazione, la certezza della presenza di questo inafferrabile vicino e anche la certezza che egli si impadronisse della mia vita, ora per ora, minuto per minuto. L'impossibilità di vederlo mi esasperava e accendevo tutte le luci della mia camera come se in quel chiarore avessi potuto scoprirlo. Finalmente lo vidi. Voi non mi credete, eppure l'ho visto. Ero seduto davanti a un libro qualunque, senza leggere, ma spiando, con tutti i miei sensi sovraccitati, spiando colui che sentivo vicino a me. Certo, era lì, ma dove? Che cosa faceva? Come afferrarlo? Di fronte a me il letto, un antico letto di quercia a colonne. A destra il caminetto, a sinistra la porta che avevo chiuso con cura. Alle mie spalle un grande armadio a specchi, che mi serviva ogni mattina per radermi, per vestirmi, e dove avevo l'abitudine di guardarmi dalla testa ai piedi ogni volta che vi passavo davanti. Dunque facevo finta di leggere per ingannarlo, perché anche lui mi spiava. E ad un tratto lo sentii. Fui certo che leggeva sopra la mia spalla, che era lì, che mi sfiorava l'orecchio. Mi alzai voltandomi così in fretta che per poco non caddi. Ebbene, ci si vedeva come in pieno giorno. E non mi vidi nello specchio. Lo specchio era vuoto, chiaro, pieno di luce. La mia immagine non c'era e io stavo di fronte. Vedevo il grande cristallo, limpido, da cima a fondo. E lo guardavo con occhi sgomenti e non osavo più avvicinarmi sentendo che lui si trovava in mezzo a noi. E mi sarebbe sfuggito ancora, ma che il suo corpo impercettibile aveva assorbito il mio riflesso. Come ebbi paura.
Poi all'improvviso ecco che cominciai a distinguermi in una nebbia, in fondo allo specchio, in una nebbia come attraverso un velo d'acqua, e mi pareva che quell'acqua scivolasse da sinistra a destra lentamente, rendendo la mia immagine di minuto in minuto più precisa. Era come la fine di un'eclissi. Ciò che mi nascondeva non poteva possedere contorni nettamente definiti, ma una specie di trasparenza opaca che via via si rischiarava. Infine potei distinguermi completamente, come ogni giorno quando mi specchio. L'avevo visto. Me ne è rimasto lo spavento, che mi fa ancora rabbrividire. L'indomani ero qui, dove pregai di essere ricoverato. Il dottor Marand, dopo aver dubitato a lungo, si decise a intraprendere da solo un viaggio nel mio paese. Oggi tre miei vicini sono colpiti dal mio stesso male. È vero? Il medico rispose, è vero. Avete suggerito loro di lasciare ogni notte nelle loro camere acqua e latte per vedere se quei liquidi sarebbero scomparsi. L'hanno fatto. Sono scomparsi come nel mio caso? Il medico rispose con una solenne gravità. Sono scomparsi. Dunque, signori, un essere nuovo che in breve si moltiplicherà come ci siamo moltiplicati noi, sta per apparire sulla Terra. Ah, voi sorridete. Perché? Perché quest'essere rimane invisibile. Ma il nostro occhio, signori, è un organo talmente elementare che può appena distinguere ciò che è indispensabile alla nostra esistenza. Ciò che è troppo piccolo gli sfugge, ciò che è troppo grande gli sfugge, ciò che è troppo lontano gli sfugge. Ignora miliardi di animaletti che vivono in una goccia d'acqua. Ignora gli abitanti, le piante e la superficie delle stelle vicine. Non vede neppure ciò che è trasparente. Ponetegli davanti un vetro purissimo, di quelli da specchio. Non lo distinguerà e ci cozzerà contro come un uccello che prigioniero in casa sbatte la testa contro i vetri. Dunque non vede i corpi solidi e trasparenti che tuttavia esistono. Non vede l'aria di cui ci nutriamo. Non vede il vento, che è la più grande forza della natura, che travolge gli uomini, abbatte gli edifici, sradica gli alberi, solleva il mare in montagne d'acqua che fan crollare le scogliere di granito. Quale meraviglia se non vede un corpo nuovo a cui manca la sola proprietà di intercettare i raggi luminosi. Vedete l'elettricità? Eppure esiste. Anche l'essere che io ho chiamato Orla esiste. Chi è? Signori, è colui che la Terra attende dopo l'uomo, colui che viene a detronizzarci, ad asservirci, a dominarci e a cibarsi di noi, forse, come noi ci cibiamo di buoi e di cinghiali. Sono secoli che è stato presentito, temuto e annunciato. La paura dell'invisibile ha sempre ossessionato i nostri padri. Adesso è venuto. Tutte le leggende di fate, di gnomi, di inafferrabili e malefici abitanti dell'aria parlavano di lui che l'uomo inquieto e tremante già presentiva. E tutto ciò che fate voi, signori, da qualche anno, ciò che voi chiamate ipnotismo, suggestione, magnetismo, annuncia lui e voi lo profetizzate. Vi dico che è venuto. Vaga anche lui, inquieto, come i primi uomini, ignorando ancora la sua forza e la sua potenza che conoscerà presto, troppo presto. Ed ecco per finire, signori, un frammento d'un giornale che mi è capitato in mano e che viene da Rio de Janeiro. Leggo. Una sorta di pazzia epidemica sembra essere scoppiata da qualche tempo nella provincia di San Paolo. Gli abitanti di parecchi villaggi sono fuggiti abbandonando terre e case, pretendendo d'essere perseguitati e succhiati da invisibili vampiri che si nutrono del loro alito durante il sonno e che inoltre, a quanto pare, bevono solo acqua e talvolta latte. E aggiungo, alcuni giorni prima d'essere colpito da questo male che per poco non mi condusse alla morte, ricordo perfettamente d'aver visto passare un grande tre alberi brasiliano con la bandiera spiegata. Vi ho detto che la mia casa è in riva al fiume, tutta bianca. Senza dubbio era nascosto su quella nave. Non ho più nulla da aggiungere, signori. Il dottor Marand s'alzò e mormorò. Nemmeno io. Non so se quest'uomo sia pazzo o se lo siamo tutti e due. O se il nostro successore sia realmente arrivato.